Sono Michele Pennetta, regista del film Il mio corpo e sono qui con il mio cinematografo Paolo Ferrari per parlarvi di qualche aneddoto del film. Questo progetto nasce un po' con l'idea di, con la mia idea di scoprire e raccontare il centro della Sicilia, che era una zona che io non conoscevo e penso che la più parte delle persone non conoscono. E sono stato la cosa che mi aveva attirato in questa zona erano le miniere abbandonate e le discariche abusive, che sono un po' la piaga, se vogliamo, di questa regione. Dunque, volevo cominciare i miei sopralluoghi visitando questi luoghi. Successivamente mi sono reso conto che in realtà questi luoghi, in questi luoghi c'era anche un'umanità, dunque c'erano delle persone reali che sopravvivevano grazie allo sfruttamento di quei luoghi e dunque anche aiutato grazie alle autorità locali e in particolare all'assistente sociale. Concetta Bellia, sono riuscito a entrare in contatto con il lato umano di questa realtà. Io ho conosciuto Oscar e la sua famiglia, che altro non sono che dei ferrovecchiari che battono questi luoghi alla ricerca di metalli per poter sopravvivere. Successivamente mi è parso evidente accostare a questa storia anche un'altra realtà che è presente in questa zona, che è quella dei migranti. Infatti, sempre in questa zona della Sicilia c'è il più grande centro di accoglienza d'Europa e i migranti e gli autoctoni sono in un certo senso obbligati a coesistere e dunque mi è sembrato evidente mettere poi, cercare di mettere, direi, in parallelo queste due solitudini, queste due realtà. Sì, infatti è stato, insomma, adesso ricordando proprio il momento in cui tu mi hai proposto questa avventura, perché poi è stata un'avventura da un punto di vista proprio anche umano, non soltanto, come dire, lavorativa, no? Cioè, perché, insomma, l'esperienza che abbiamo vissuto, di questo si tratta, è durata quasi 3 mesi, dove tra l'altro all'inizio, se ti ricordi, c'era proprio una grossa difficoltà da parte nostra. Capivamo che i personaggi erano molto bucavano lo schermo, no? Come si suol dire, però non capivamo ancora all'inizio come avremmo potuto raccontarli in un modo aderente alla loro realtà e non per la nostra visione autoriale di cui non ce ne fregava niente. Cioè, noi volevamo, infatti, mi ricordo i lunghi discorsi e le lunghe discussioni prima di cominciare. Perché la strada che abbiamo scelto, infatti, era una strada lastricata di pericoli. Quindi questo fatto del parallelismo che il pubblico poi vedrà quando vedrà il film, non glielo racconteremo noi, però il parallelismo di due storie assolutamente come separate l'una dall'altra, o meglio, apparentemente separate, ecco, ci ha. Questa scelta, questa idea molto semplice ma rischiosa, ha creato nel film un cortocircuito che a poco nel corso delle riprese, durate quasi 3 mesi se non più, ci ha fatto scoprire noi stessi, come dire, nuove possibilità per raccontare quella storia, no? Quindi, ecco, a me piace molto questo aspetto. Raccontare questo perché il pubblico, chi guarda poi il film, non si rende conto, ovviamente, cioè si rende conto che c'è qualcosa di molto vero dentro, che c'è una sincerità sia da parte nostra, credo, che da parte dei personaggi, e questo gioco però poi non sa come è uscito e da un certo punto di vista forse anche noi non lo sappiamo, cioè c'è un mistero dentro questa avventura.
Sicuramente, sicuramente non lo sappiamo, nel senso che questo è un genere di progetto che come l'abbiamo vissuto noi, si è scritto facendolo. E la cosa che abbiamo potuto fare è stata, se ti ricordi, anche la grande preparazione che avevo fatto prima io con i personaggi, nel senso che dovevo riuscire a entrare in questa intimità per poterla poi tradurre in immagine, no? Insieme a loro, e questo è stato fondamentale, quei 4 mesi che ho fatto prima, e in più, se ti ricordi, anche il mese che abbiamo fatto insieme quando siete arrivati, quando l'equipe è arrivata, abbiamo fatto quasi un mese senza filmare, ma passando solo del tempo insieme a loro. E questo ci ha permesso di avere dei famosi momenti magici di cui parli, che in un certo senso inattesi anche da parte nostra. Questo è anche, diciamo, la cosa interessante di fare questo genere di film, è che certo puoi immaginarti, puoi mettere in situazione certe sequenze, però quello che poi verrà fuori da quello che filmi è quasi sempre un mistero. E tutto il Eh sì. lavoro, e tutto il lavoro che hai fatto prima di girare è fondamentale per avere poi piuttosto delle buone sorprese che delle brutte sorprese. Esatto, perché poi uno degli elementi, hai detto giustamente, è proprio anche lo stupore nostro, che poi sarà, credo e spero, lo stupore dello spettatore di fronte alla realtà. Quindi è più lo stupore della realtà che la realtà registrata in modo freddo. Cioè, nel senso, al contrario, noi abbiamo registrato, e questo è vero, cercando di essere obiettivi rispetto a ciò che avveniva. Quindi spessissimo troverà, lo spettatore troverà nel film dei piani sequenza, per esempio, no? Cioè, piani molto lunghi all'interno dei quali avvengono, la camera si muove all'unisono con quel che avviene, raccontando quello che sta avvenendo. Quindi noi non abbiamo mai rifatto nessuna scena che vedrete nel film. Quelle scene sono la prima inquadratura e l'unica. Per cui ogni pezzo è un pezzo unico, cioè quasi, come dire, quasi appunto un originale. Ecco, non saprei come altro definirlo. Ovviamente anche perché i nostri protagonisti non sono degli attori, dunque non potevamo chiedergli di rifare o di ripetere certe cose. Sì, ovviamente le azioni, vai a destra, a sinistra, queste cose si potevano fa anche far rifare, ma proprio quello che è il dialogo e le parole e alcune sequenze, effettivamente, parli di piani sequenza, hai parlato giustamente di piani sequenza. Avevamo una sola possibilità ed è divertente perché molte persone che hanno visto il film mi chiedono sempre: ma è bellissima questa finzione? No, non è un film di finzione, boh, è un documentario, però paradossalmente è anche un film di finzione. Dunque, c'è questa. Abbiamo un po' flirtato con questo limite anche grazie all'accesso che avevamo con i nostri protagonisti. Che appunto penso sia quella in realtà la forza del film, è il dubbio che è seminato durante tutto il film di quello che stiamo guardando, ma a un certo punto il dubbio penso che per lo spettatore sparisce perché sei completamente immerso in questa realtà che a un certo punto diventa vera al 100%, che questa questione della fiction documentario non ritorna più, ecco. No, anche perché poi se ti ricordi la cosa fondamentale proprio, che era uno dei nostri dubbi, era proprio quello di in un qualche modo essere con loro, ma anche non essere aggressivi con la macchina da presa o con le luci o con tutto il contesto. Se ti ricordi, infatti, all'inizio, inizio, una delle prime scene che poi abbiamo, l'unica che abbiamo veramente rifatto perché, essendo all'inizio, non avevamo ancora ben capito qual era il metodo giusto per entrare in contatto con loro e avere da loro qualcosa di vero, no? Di aderente alla loro vita e non alla nostra visione. Ecco. E che è stata la famosa scena di questo risveglio della famiglia, no? Che inizialmente abbiamo girato, ma quando siamo tornati a rivedere il materiale, io avevo portato le luci, avevamo messo delle luci, avevamo creato una situazione anche, come dire, esteticamente molto interessante, però siamo andati alla sera, quando abbiamo rivisto
le cose girate, ci siamo resi conto che c'era qualcosa che non andava, cioè che i personaggi erano meccanici, che la loro, che il loro muoversi all'interno della casa sembrava non essere la loro casa, cioè, e quindi c'era qualcosa che non funzionava in noi, non in loro, loro erano a casa loro. Quindi abbiamo cambiato completamente l'approccio. Questo è stato molto importante, perché quella situazione, mi ricordo molto bene, ci ha fatto cambiare a tutti noi la visione del film. E cioè abbiamo cominciato a entrare, anche grazie a tutte le discussioni che ogni sera facevamo con Pietro Passarini, che citiamo perché è a pieno titolo uno degli autori, no, di questo film, attraverso, ecco, queste nostre tre visioni, perché poi è questo, no? L'unione di visioni diverse ha creato appunto questa estetica e questa etica che nel film è chiarissima, no? Ha creato questa, diciamo, questo, non voglio dire un nuovo linguaggio perché non sarei così presuntuoso, però certamente non è un film molto classificabile fra i documentari o fra i film di finzione o fra i docudramma, quella parolaccia che viene spesso usata. Questo non è nessuno di queste tre cose, e quindi è un film che non sappiamo bene, anche i premi che ha preso sono i premi che non si sa bene, perché non sanno dove mettere il film. È un documentario? È un film a tutto campo con attori? No, non è nessuna delle due cose, ma è qualcos'altro. Sì, ritorno magari al discorso del metodo di lavoro, nel senso che effettivamente quando quella sequenza del risveglio che di fatto abbiamo cercato di mettere in scena è stata importantissima, perché a partire da quel momento, da quell'échec, da quel fallimento, che abbiamo capito poi come filmare la realtà, con quale punto di vista filmare anche queste due realtà. E questo appunto testimonia il fatto che appunto appena noi abbiamo cercato di forzare troppo la finzione, non funzionava, la verità non veniva a galla. E questa sequenza del risveglio di cui parli, che arriva all'inizio del film e che è la seconda volta che l'avevamo girata, quella che è presente in questa versione di montaggio, se ti ricordi bene, l'avevamo filmata poi verso la fine delle riprese, dicendo solo a Marco che saremmo venuti alle 5 del mattino. Dunque l'idea era di fare un vero risveglio, e in cui poi ovviamente non eravamo tutti nella stanza, ti ricordi, io ero fuori e comunicavamo. Esatto, perché qua si innesta, da un certo punto di vista, si innesta l'aspetto interessante di quando noi diciamo la tecnologia è così evoluta. Sì, però poi dobbiamo anche avere un'idea per usarla, no? Allora qua, qual è stata l'idea tecnologica che ci ha permesso questo? La possibilità, per esempio, che io da solo, insieme al fonico, a Edgar Iacolenna, ecco, siamo entrati in quell'appartamento alle 6, alle 5 del mattino, con ovviamente la complicità del padre, che ci aperto la porta e che si beveva quel caffè mentre noi lo riprendevamo, perché quel risveglio era vero per lui. Gli altri dormivano tutti. Ecco, tutta la troupe, quindi Michele, cioè il regista, l'assistente alla regia e anche tutto il resto della troupe che avevamo, che poi eravamo pochi, insomma, c'era anche Susanna Sala, l'assistente ai fuochi, faceva tutto quanto da fuori, lungo le scale, cioè aveva un monitor che permetteva, ecco qui la tecnologia che ci aiuta, un monitor attraverso il quale il regista controllava le inquadrature, sentiva il dialogo, ovviamente se c'era, e nello stesso tempo Susanna Sala, il focus puller, poteva fare i fuochi a distanza. Ecco, questa è la tecnologia che io adoro, no? Quella che perché ci permette di non essere aggressivi. Certo. Ma questo, unito al fatto che avevamo installato in quei mesi anche una relazione molto intima con i personaggi, appunto il discorso umano e il discorso tecnico, ha poi fatto sì che quando tu eri di fatto davanti a Oscar apre gli occhi, ma non guarda te,
guarda il fratello che si sta muovendo. E sì, dunque, queste due cose hanno fatto sì, hanno permesso di realizzare delle sequenze che nettamente quella particolare, questa del risveglio, mi dicono sempre: ah, bello come l'avete messo in scena. E no, e dunque, perché la, è impossibile che sia un vero risveglio, e invece sì. Invece lo è, perché infatti si intuisce, cioè io ricordo ancora il mio stupore, perché io quando mi sono messo a riprendere Oscar che dormiva veramente, e che mi si è svegliato davanti, io la prima cosa che ho pensato è ho detto, vabbè, fino a che non apre gli occhi tutto funziona, ma quando apre gli occhi mi guarderà, no? Invece no, questa è la cosa sorprendente, ecco lo stupore della realtà, no? Cioè Oscar, che era così ormai, come dire, aderente, essendo la fine del film quando abbiamo girato questa sequenza, Oscar ci conosceva bene, forse si era anche un po' stancato quasi di noi, però al punto che non gliene fregava niente della camera in quel momento. Il fatto di vedermi quella mattina così presto, appena apre gli occhi davanti a me con la camera, come una cosa un po' invasiva, non era invasiva per lui, perché ormai sapeva chi ero. E quindi c'era una fiducia, no? Che si era instaurata. E quella fiducia fa sì che lui non guardi in camera, perché dice, vabbè, c'è una camera davanti, qual è il problema, no? E se ti ricordi bene, anche lo stesso procedimento è stato più difficile in realtà con Stanley che con Oscar e sua famiglia, perché con Stanley fino a quasi le ultime settimane di riprese, e lui era molto consapevole della telecamera, dunque è stato difficile farci, è stato più difficile con Stanley farci dimenticare rispetto che con Oscar. Però quando questo meccanismo anche si è attivato con Stanley, abbiamo avuto la stessa sensibilità, no? Sì, lo stesso, con Stanley dovevamo fargli dimenticare la camera, cioè, perché lui sapeva molto bene che c'era, quindi è stato un po' esattamente il processo inverso, umanamente inverso, no? Rispetto a tutta la famiglia invece di Oscar e Marco, no? Ecco, sicuramente Stanley, la storia di Stanley e del suo amico Blessed è una storia di nuovo emblematica, che però esce completamente dallo stereotipo dell'immigrato che arriva dal mare, racconta i drammi che naturalmente si nascondono dietro a questo arrivo drammatico e tragico, con la morte di un padre appena accennata, che noi, come dire, se ti ricordi, eravamo sempre molto timorosi di tirare fuori, perché vedevamo che c'era un dolore reale in Stanley che faceva sì che lui non volesse parlare di questo, no? Certo. Ecco, e quindi noi abbiamo rispettato, perché, voglio dire, non stavamo facendo un reportage aggressivo in cui dovevamo far uscire a tutti i costi quello che volevamo. Cioè, noi abbiamo dovuto e abbiamo voluto rispettare tutto, anche il suo dolore e anche la sua, come dire, convinzione di non volerci assolutamente, la sua intimità non voleva regalarcela sul fronte di questa morte del padre, che per lui ancora era molto dolorosa. Quindi, certo, ecco, questo, però tutti questi fantasmi, no? Il padre per Stanley e il fantasma della madre, che adesso lo spettatore poi quando vedrà il film si renderà conto, per Oscar, cioè i due fantasmi curiosamente associati nel parallelismo che poi la storia porta avanti, no? Crea, è uno dei tantissimi punti di contatto, no? Di due storie che apparentemente dici, ma che ci azzecca una storia con l'altra? Che c'è? Ma infatti è una domanda frequente, ma per quale ragione hai voluto mettere insieme queste due realtà, no? E in realtà questa domanda si è posta anche durante il montaggio stesso del film, che inizialmente si voleva togliere una delle due storie, si voleva fare il film solo con una storia, ma io ho sempre spinto alla mia idea iniziale, alla nostra idea iniziale, che l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle durante le riprese. Eravamo convinti che quelle due realtà
avessero delle cose in comune. E poi ovviamente cioè, abbiamo avuto ragione, nel senso che la forza in realtà del film è queste due, in realtà sono questi due binari apparentemente diversi che collimano, no? In un certo senso, ma che paradossalmente hanno tantissime cose in comune. Poi ovviamente quello che noi abbiamo anche cercato di costruire con una drammaturgia un po' sottile, anche grazie ai personaggi stessi, per poter avere una sorta di mini drammaturgia all'interno del film. Io non direi molto di più su come il film finisce, perché no. non vorrei spoilerare il povero spettatore che è qua con noi ad ascoltarci. Cioè, nel senso, lasciamogli questa suspense di vedere, sì, perché il finale è sorprendente. Non volevo parlare della fine del film, che ovviamente, se vogliamo, possiamo anticipare che è il vero momento di finzione del film. Lasciamolo vago per il momento. Lasciamolo vago, perché così lo spettatore si sorprenderà. Sì, lasciamolo vago. Ma quello che volevo dire è che comunque penso che una delle forze del film e la ragione per cui il film sia stato molto apprezzato soprattutto all'estero, siamo già all'attivo 40 festival, neanche un anno che il film è uscito, più diversi premi, e come dici te, festival documentari, festival che invece hanno più una programmazione di finzione. Dunque veramente un film che penso che sia la forza di questo lavoro, e che oltre a essere veramente universale dal punto di vista formale, perché non può essere considerato come un documentario, come un lavoro di finzione, in realtà abbiamo raccontato delle storie che un po' tutti, nelle quali un po' tutti conosciamo e vediamo, no? Non sono storie, non abbiamo voluto raccontare una Sicilia in particolare che è degradata, al contrario, cioè la Sicilia è semplicemente lo specchio di queste realtà che sono un po' lasciate all'abbandono dalle quelle che chiamiamo le autorità, ma che non fa parte solo della Sicilia, è lo specchio della nostra società, dunque dell'Italia, dell'Europa, del mondo, cioè queste. C'è chi mi diceva, ma dove l'hai girato il film? L'hai girato nel sud della Francia? No, l'hai girato nel Nord Africa, l'hai girato sui Balcani. E poi appunto anche la lingua, no? I due dialetti, il dialetto dei siciliano, dei protagonisti, di Oscar e la sua famiglia, e il dialetto nigeriano di Stanley, rende ancora più, paradossalmente, più universale questa storia, visto che non riesci a capire che lingua sia. E penso che questa sia stata una delle intuizioni che abbiamo subito avuto mentre giravamo il film. E poi ovviamente penso che hai parlato all'inizio di un film che è stato fatto umanamente, rispettando l'uomo, no? Se possiamo dire così, ma allo stesso tempo è stato fatto insieme, cioè per la prima volta nella mia vita ho realizzato un film che sento veramente quasi un lavoro collettivo, perché come dici tu non c'erano gerarchie neanche all'interno della nostra equipe. Noi parlavamo, eravamo sei e ogni sera si parlava insieme, si guardava il materiale, si discuteva, non c'era un... Certo, no, ma poi voglio dire, diamo questa immagine perché è interessante per lo spettatore che non lo sa. Cioè, noi tutte le sere avevamo un muro in questa casa dove alloggiavamo, un enorme muro pieno di come si dice, di post-it. Di posti che noi attaccavamo, e ogni posto era praticamente una scena da togliere o da mettere o da fare. Ecco, era come una specie di programma nella nostra testa che ci permetteva di dare una sceneggiatura, quasi di strutturare in un qualche modo il film, senza ancora però sapere cosa sarebbe successo. Anche perché era necessario sapere cosa avevamo, perché, come suggerivi prima, giravamo molto poco, non giravamo tutti i giorni. Giravamo un giorno, ci fermavamo un giorno e mezzo, due, per guardare le cose, per cercare di andare avanti, perché è veramente un progetto che è stato scritto mentre lo giravamo, l'ho detto prima, lo ripeto, e che poi è stato riscritto effettivamente ancora al montaggio. Il montaggio è stata una fase cruciale
che è durata quasi un anno, perché inizialmente ho cominciato a montare il film con un montatore che voleva escludere una delle due storie, dunque fare il film solo sulla famiglia. Che aveva una visione diversa. Una visione diversa che io non condividevo. E dunque dopo 4 mesi di montaggio abbiamo interrotto, 2 mesi di depressione per capire, ma il film non vedrà mai la luce. E invece poi sono riuscito, in 2 mesi siamo riusciti a finirlo, in realtà, con un montatore, con qualcun altro che aveva una visione simile a quella che vedevo io. Dunque è stato veramente poi la visione aderente a come è stato girato, perché completamente, esatto. È proprio questo, no? È stato un lavoro che è durato tanto tempo, dalla preparazione del mio quasi anno e mezzo, due di sopralluoghi, personaggi, poi lavoro con i personaggi, poi le riprese quasi 3 mesi e poi il montaggio che è durato quasi un anno. Dunque è un film veramente che ogni tappa della sua lavorazione c'è stata una fase importante di scrittura e di mise en place di tutti gli elementi che poi sono serviti a costruire il film nella versione finale, che è quella appunto quella che sta Poi voglio dire, pensiamo anche, io poi voglio dire, l'immagine, però c'è tutta la parte del suono e dei, e, come dire, che poi naturalmente nella post-produzione ovviamente sonora è importantissima, perché il lavoro fatto da Edgar è chiaramente un lavoro, come nel mio per l'immagine, il suo per i suoni catturati durante i momenti di realtà che andavamo ogni volta a registrare. C'è un lavoro molto 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 profondo sul suono. Sì, direi di presa diretta e di montaggio poi del suono, perché bisogna dire, esatto, che in fase di montaggio del suono non abbiamo usato nessun suono preso da delle banche dati di suoni, eccetera. Tutti i suoni, anche di ambiente, che abbiamo usato sono tutti suoni che abbiamo girato in diretta. E questo è stato anche interessante, perché Edgar, che ha fatto il suono in presa diretta, e Riccardo Studer, che ha fatto il montaggio e il mixaggio, e si conoscono e erano in continuo contatto durante le riprese. E dunque si scambiavano si parlavano, insomma. Dunque, c'era Riccardo che diceva: per il montaggio fammi quei suoni. E dunque abbiamo avuto una palette di suoni che è molto variegata e che ovviamente, secondo me, in aggiunta all'immagine, visto che la musica non c'è nel film, a parte che gli ultimi secondi finali del film, crea una colonna sonora, cioè questo ambiente, questo suono era fondamentale per riuscire a creare una colonna sonora. La colonna sonora di fatto portante del film. Fatto questi suoni sono un po' la musica del film, perché non commentano semplicemente, ma molto spesso, come dire, alimentano qualcosa che l'immagine non può mostrare, e questo è veramente notevole, secondo me, il lavoro di Edgar, no? Perché in questa scelta che avevamo, che aveva poi chi ha fatto il mix, chiaramente aveva una scelta che gli permetteva di spaziare in questa realtà parallela, ancora una volta, no, rispetto all'immagine, no? E che, come dire, che in qualche modo diceva qualcos'altro, aggiungeva qualcosa che l'immagine non mostrava. Ecco, e questo, secondo me, è uno dei punti di forza del film. Poi possiamo anche magari parlare di come abbiamo scelto il formato, perché ovviamente dei dubbi che le persone hanno quando vedono il film è che il film inizia e ti accorgi subito che abbiamo scelto un formato scope, no? Che è un formato che, diciamo, nella cultura del cinema fa riferimento ai western, no? E noi fin da subito ci siamo posti effettivamente questa questione: ma in che formato lo giriamo? Magari puoi raccontare un po' effettivamente questa scelta dello scope, che poi è diventato in realtà anche quello un elemento narrativo importante per il film, no? Certo, perché oltretutto questa cosa del formato, noi da subito abbiamo capito che
cioè abbiamo capito, era nella nostra testa già dall'origine, che anche i luoghi erano protagonisti insieme ai personaggi. Quindi, diciamo, è ovvio che adesso in questa dimensione in cui il film non è purtroppo proiettato al cinema, dove invece sarebbe per noi che l'abbiamo fatto, era la nostra visione, cioè lo schermo grande è chiaramente la morte, nel senso buono, di questo film. Cioè il piacere di questo film e anche la sua resa avviene nello schermo al cinema. Quindi consiglio chi lo vedrà invece online di vederselo almeno sul televisore, non guardatevelo sul computer, vi prego. Ecco, questo direi che è l'ultima cosa importante che dobbiamo dire prima che lo spettatore accenda e clicchi play. Però non ci hai parlato del formato, dello scope. Il formato è appunto è proprio questo, cioè il formato ci ha permesso di far stare all'interno di un'inquadratura unica anche due personaggi, esatto, contemporaneamente molto stretti magari. E questo è importante perché non abbiamo mai dei primissimi piani molto rari, no, nel film. Abbiamo quasi sempre dei piani medi, chiamiamoli così, dove il luogo è sempre presente all'interno anche di un primo piano stretto, no? Cioè il luogo lo avverti, è una presenza costante nonostante i piani più stretti. Infatti, ed era qui che ti volevo far arrivare, perché effettivamente lo scope non è stato una scelta cool, perché ci piaceva, faceva figo avere il film in scope, un documentario lo facciamo in scope, fa figo. No, è stata una scelta in realtà di esigenza quasi, perché ci siamo resi conto che non volevamo, già una cosa, non volevamo fare dei piani di paesaggio vuoto, ma volevamo che il paesaggio si integrasse ai personaggi, e per fare questo lo scope era perfetto, perché come era perfetto. Avevamo sempre la percepivamo sempre in qualsiasi inquadratura anche lo spazio in cui eravamo. Quello era fondamentale. E seconda cosa era che potevamo mettere due personaggi che discutono nella stessa inquadratura, e questo ci ha permesso di limitare i tagli, fondamentalmente, di evitare di fare anche dei dialoghi tagliuzzati, ma di... E questo cosa ha fatto? Ha fatto sì che questo realismo che sentiamo durante il film sia semplicemente più accentuato, no? E, certo. Ed è stato, alla fine è stato un azzardo, perché anche come tutto il film, direi, dove ci sono vari azzardi, ma il formato è stato un azzardo che alla fine ci ha ripagato in forza, direi. Certo. Beh, io augurerei allo spettatore a questo punto una buona visione, perché gli abbiamo detto fin troppo, trovo, però lasciamo adesso a lui la possibilità di godersi il film e anche poi così di vedere se questa cosa lo emozionerà come ha emozionato tutti noi mentre lo facevamo. Certo. Bene, grazie Paolo per questa chiacchierata. Io auguro anch'io una buona visione del film e speriamo a presto.